cambio. Mamme che vanno, mamme cambio. Che vengono, vedi Antonella porta le seppie e noi invece ci dedichiamo al dolce, perché quando arriva Antonella arrivano i bicchierini colorati e lei fa questi dolci col bicchiere, nel senso che l'unità di misura quando si può è sempre col bicchiere, e oggi ha detto che ci fa delle dolci letterine. È un dolce personalizzabile perché vedrai, contiene un messaggio che possiamo scrivere alle proprie mamme. È come quello dei cioccolatini in fondo, no? Quindi iniziamo, esatto, è proprio quello il giochino. Iniziamo con una frolla. Io vi do la mia versione, però chiaramente ognuno, se ha una frolla del cuore, può usare la sua. Quindi partiamo da del burro a cubetti, 100 grammi, al quale andremo ad aggiungere un quarto di bicchiere di zucchero a velo. Ok. Mescoliamo, possiamo farlo anche a mano. Ok. Usiamo lo zucchero a velo perché questi biscotti li dovremo rompere, quindi serve che la frolla sia friabile. E oltre allo zucchero a velo andremo ad usare soltanto un tuorlo. Questo ci aiuterà ad avere una frolla super friabilosa. Super friabilosa, è bellissimo. Sembra una è cosa come di super Mary Poppins, super califragile. Super friabile, friabile. Un po' come petaloso. Magari come petaloso, hai ragione, che è bellissimo petaloso. Sì. Poi, ma lei è un po' Mary Poppins, scusa. Ok, il tuorlo. E poi aggiungiamo tutti gli altri ingredienti che sono un bicchiere e mezzo di farina e ci siamo, abbiamo la nostra frolla. Quindi molto semplice. Come? Infatti quello è come la borsa, quel sacchetto è come la borsa di Mary Poppins. Eh sì, adesso lei tira tutto, fuori la farina. Beh, hai ragione. Ma se le serve una panca da giardino fa così col bicchiere, fa così. Viene fuori. Che bello quel film, è una cosa geniale. Poi per legare un po' il tutto usiamo un cucchiaio d'acqua, uno o due cucchiai, lo vediamo. Dipende, un pochino. Esatto. Vediamo che un pochino la consistenza. Cubino si dice, quanto basta, dipende dal... Una volta ottenuto un composto bello sabbioso, noi lo andiamo a stendere fra due fogli di carta forno, ok? Ora questo è abbastanza sabbioso, dovrebbe essere un pochino meno perché avremmo dovuto lavorarlo un pochino di più, però ti faccio vedere... Poi lo abbiamo ovviamente già pronto. La frolla la andiamo a compattare bene con le mani e poi la andiamo a stendere. In questo modo non andremo ad aggiungere altra farina che potrebbe sbilanciare la ricetta. Andiamo a stendere e poi mettiamo in frigorifero a rassodare per almeno una mezz'ora. Una mezz'oretta, perché comunque sembra che la pasta frolla deve riposare. Andiamo a prendere nel frigo, in questo modo ha ragione, perché sennò continueremmo ad aggiungere farina. Invece ecco così qua. È perfetto. Siamo belli. A posto. Pronti. Come vedi, ecco la frolla stesa e dovremo ricavare dei rettangoli. Faccio spazio. In questo modo, con due coppa pasta di due dimensioni differenti, possiamo anche ritagliarlo con un coltello. Nessuno ci vieta di usare anche quella, quell'opzione lì, ecco. Facciamo in questo modo e poi con questo ricaviamo un foro all'interno. Per fare un biscotto ci serviranno 4 biscotti, vedrai, si impileranno. Quindi abbiamo 2 biscotti col foro e 2 biscotti senza foro. Senza. Ok? Questi vanno in forno a 180 gradi per 20 minuti. 180 gradi, 20 minuti, va bene. E questi li abbiamo fatti. Risultato e li vediamo. Finale. Guardate questo che qui. Belli, Però come li decoriamo e come li incolliamo? Facendo, come abbiamo fatto anche altre volte, una ghiaccia. Quindi useremo un albume che corrisponde più o meno a 35-37 grammi, dipende un pochino. Vabbè, comunque un albume, dai, quello è. E 2 bicchieri di zucchero a velo, ecco qua. Poi aggiungiamo veramente un goccino di succo di limone, ecco qui. E poi con le fruste elettriche, piano piano, andiamo a fare la ghiaccia. La ghiaccia ci servirà in due consistenze differenti. Adesso la facciamo, ma perché ci vuole veramente un attimo. Ma io ce l'ho già pronta. Ci vuole veramente un minuto. Mescoliamo finché il composto non sarà bello omogeneo. Io ce l'ho già pronto, te lo faccio vedere. Sì. Ecco qua. Come vedi ne ho 3. Perché la ghiaccia, una volta che riposerà, avrà questa consistenza molto soda. E a noi serviranno 2 consistenze diverse. Per renderla una un pochino più liquida andremo semplicemente ad aggiungere un pochino di acqua. Quindi in una aggiungeremo un po' d'acqua, così renderemo la ghiaccia un po' più liquida. Quindi facciamo questo lavoro, come vedi, andiamo a mescolare e quella più soda la useremo per tracciare un filino.
un bordo. Eccola qui, ora lo vedrai, così, perché questi sono dei biscotti che si capisce bene come sono fatti solo vedendoli. Certo. Partiamo da un primo biscotto. Poi, ghiaccia solida, quella che abbiano... Questa. Che facciamo? Andiamo ad usarla come colla. Questa non serve, vero? O sì? No, quella no. Però sembra un po' la colla, quella di Mucciaccia, la colla che... Art Attack. Non è la stessa, dice, a casa, fatto. È fatta fatto, apposta. Fatto, ecco. Mettiamoci qui sopra, vedete. Poi, questo? Poi, ancora. Ma che bello. Così. Un secondo biscotto. Un secondo quadro, diciamo. Sì, rientriamo poi con degli zuccherini per l'effetto sorpresa. Ecco qua. E poi, via di fantasia, il messaggino per la mamma. Esatto, prendiamone uno a caso che abbiamo scritto. Questo lo pieghiamo in questo modo, lo andiamo a nascondere dentro. In questo modo. Guarda che forte, vedi? E poi facciamo in questo modo. Lo copriamo. Copriamo giusto, con il segreto, l'ultimo. Lo scrigno. Così. E l'abbiamo chiuso. Ecco qua il risultato finale. Ti faccio vedere. Anzi, che ovviamente... Con l'altra glassa? Con l'altra glassa facciamo la stessa cosa, cioè andiamo però con quella più morbida a riempire l'intero biscotto. Quindi facciamo il passaggio successivo, ossia facciamo sempre questa cosa esternamente, poi con questa andremo a riempire, che sarà molto più morbida, l'intero biscotto. Come vedi l'effetto è super liscio. Poi faremo un'ulteriore decorazione, così effetto lettera. Guarda. Così. Come poi, una busta, vedete? Sì, proprio così. Aggiungiamo poi un sigillo, se vogliamo farlo, rosso, in questo modo, per la chiusura. Bello. Possiamo fare anche un cuoricino. Poi la busta si può aprire e chiudere a seconda, perché c'è un programma così. Sì, sì. Facciamo un cuoricino. E infatti Alfio è un po' c'è posta per te. E certo, abbiamo guarda il che risultato bello, finale. Questi li ho fatti un po' più grandi. Questi li ho fatti un po' più grandi, però potrebbero anche essere piccoli. Ma la cosa bella è proprio l'idea di... Fanno anche l'amore. Vedete, poi quando uno lo apre... Hai la parte interna, guarda. Ed esce il bigliettino con scritto I love you, wow, mamma ti voglio bene. E insomma, è bellissimo. Poi vedete... È anche come uno decora un piatto, basta un nastro, basta anche il cuore, no? Che poi, perché la cucina è tutte queste cose, no? Quindi sì, la cucina è amore. Infatti questo è proprio, sono i regali che piacciono a me. Io ho sempre scritto tantissime lettere a tutte le persone. Senti, come hai detto che si chiama la tua bimba? Elena. Elena, lei ti scrive un po' le lettere. Sì, lei è tanto dolce, è una bimba dolcissima. Sì. Che però non ama i dolci, io lo so questo. Ma bisogna però lavorarci su sta cosa. No, ma è normale, sei sempre in contrasto con le mamme, così. Elena! Oddio, no. Ecco il papà, perché è piccolina lei. Elena, cosa vuoi dire alla tua mamma? Ce li presenti? Ciao! Lei è Elena? Elena e lui Alessio. E Alessio. Elena, amore. Ciao! Ti voglio bene. Amore. Grazie, amore. Anch'io. Amore. Ma com'è brava la tua mamma? Lo sai che ha fatto dei biscotti meravigliosi? Eh? Elena, ma a te non piacciono tanto i dolci, vero? Sì. Perché lei è emozionatissima di vederti per la prima volta. Mi dice sempre Antonella, ora che ti vede, è proprio... Ma è bellissima, è una bimbina bellissima. Ciao Elena, ti mando un grande abbraccio. Amore, grazie Alessio. Grazie. Grazie, c'hai amore, anche un bel marito. Hai visto? Siete proprio, grazie, è come dire, una bella famiglia. Grazie. Complimenti, bella Sara. Sorpresa, che bella sorpresa. Faccio. E voi state a Firenze? A Pisa. A Pisa. Siamo, lui è di Livorno e io di Pisa, quindi un po'... Che ridere. Ma è bello questo, se l'amore non è bello, se non è litigarello, se no che noia. Grazie. Grazie Sara Brancaccio, l'abbiamo fatto un po' emozionare con la sua piccolina.